Una giornata importantissima per tutto il Ponente Ligure con la novità del raddoppio. Quali le prospettive per il futuro o le preoccupazioni? Ma no, le preoccupazioni speriamo di averle abbandonate con oggi, vuol dire con questi 40 giorni un po' di difficoltà nel viaggiare, con i servizi sostitutivi che però diciamo che hanno fatto egregiamente il loro dovere. Da oggi speriamo che il raddoppio contribuisca a migliorare non solo i tempi di percorrenza ma anche la qualità del viaggio, eliminare quei rischi di ritardo che si hanno con gli incroci dei treni sulla linea unica. Quindi insomma oggi è una giornata di festa, naturalmente si aspettava da anni quest'opera. Saremmo ancora più contenti se avessimo notizie certe del futuro raddoppio tra qua e finale Ligure, su quello dovremmo ancora lottare, però oggi godiamoci almeno questo momento di festa. La regione Liguria comunque si sta occupando in maniera importante anche dal punto di vista delle infrastrutture, dei collegamenti, attraverso anche delle stipule di accordi con Trenitalia, quindi l'obiettivo è proprio quello? Ma l'obiettivo raggiunto di oggi, dopo l'inaugurazione del raddoppio, è quello di aumentare, e succederà già da domani, il numero dei treni che nel Ponente viaggeranno sulla linea Ventimiglia-Savona, quindi in direzione di Genova e da Genova in direzione Ventimiglia, nelle ore di punta, quindi per circa 9 ore al giorno avremo due treni. Un treno ogni ora, quindi due treni regionali, mentre adesso erano un treno ogni due ore, e quindi sommando agli Intercity e al Tello avremo tre treni ogni due ore che collegano il Ponente a Genova, quindi un notevole miglioramento nell'offerta di servizi che speriamo che il pubblico sappia apprezzare.